Signore. Sei mio Gesù, sei mio Padre. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, accomodate. Santo, santo, santo. Alleluia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, e dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tu è il regno, tu è la potenza e tu è la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria a Gesù Cristo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando vi chiederanno perché vi fate il segno della croce, è una ricordanza che siamo stati battezzati nel suo nome. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Anche questa mattina vogliamo ringraziare il Signore per la grazia. Se noi possiamo stare davanti alla sua presenza, vuol dire che Dio ci sta dando grazia. Egli spande la sua grazia. La grazia di Dio. Molti vivono la grazia che conoscono, sono superficiali. L'uomo pensa che a volte tutto è dovuto. A volte noi pensiamo che tutto ci è dovuto. Ecco, il ringraziamento significa che uno ha la coscienza che sta ricevendo grazia. E la grazia è una benignità senza merito alcuno. La grazia è un bene, è qualcosa che uno riceve senza merito. Io dico, Signore, grazie. Grazie per la tua grazia. Vogliamo ringraziare il Signore per quello che Egli sta facendo nella nostra vita, nelle nostre famiglie. Perché Egli vuole aggiungere grazia sopra grazia. Io lo so che noi abbiamo bisogno ancora di più grazia. Ma Dio vuole dare grazia. Ma per ottenere grazia bisogna riconoscere al punto dove siamo arrivati che è tutta grazia di Dio. Gloria a Gesù Cristo. L'uomo per natura, la natura dell'uomo è toccata dall'orgoglio. Dice, per natura siamo figli dell'ira. Per natura noi siamo lontani dal rapporto con Dio. Ognuno di noi è qua perché ha accettato la parola trasmessa da Gesù Cristo. Ed Egli stesso è la parola. Egli ha affidato se stesso mandando uomini che Egli ha scelto per l'opera sua. Lode Gesù Cristo. E la sua parola che ha fatto un'opera dentro di noi e sta facendo un'opera dentro di noi. La sua parola vivente, perché la sua parola, la parola
del Signore, egli è la parola, è vivente e produce vita. Ora tu immagina, no? Ti sei mai trovato magari in momenti di difficoltà, di abbattimento, scoraggiamento? Quante volte? Qualcuno ha trovato un rimedio cercando, chiamando il dottore. Ed è un rimedio. Cercando. Qualcuno è andato a trovare i maghi, gli incantatori. Dice il Signore per i figli di Dio, dice, c'è il Signore. Amen, alleluia. C'è Lui, Lui è per noi. E sai cosa avviene, qual è il miracolo? Che appena inizi, a guardare dentro, nella parola, e a cercare la parola che è messo dentro di noi, sai cosa avviene? Un miracolo che quando uno poi è uscito fuori non se ne accorge, dice, è dovuto, non è dovuto, è una grazia di Dio che la parola produce vita, che ci libera dalle ansie, dalle sollecitazioni, dalla depressione. Tu prova a riflettere sulla parola. Quando sei in difficoltà, cerca nella parola la tua salvezza e tu vedrai il miracolo di Dio. Tu vedrai come la tua vita cambia, come tu vieni salvato. La salvezza dell'anima nostra per il futuro e attraverso l'accettazione di Gesù, ma poi c'è una salvezza giornaliera, perché noi siamo in una battaglia giornaliera nelle mille difficoltà di questo mondo. Dice che nel mondo e dal mondo riceveremo solo tribolazione. Il mondo, c'è un canto che dice, mai contento è. Il mondo mai contento è, perché nel cuore non ha Gesù. Il mondo mai contento è, perché nel cuore non ha Gesù. Credi che Gesù ti ama? Oh. Quanto Gesù ti ama, lo ameresti anche tu. Sai quanto ci ama Gesù? Egli ha pagato un prezzo uguale per tutti. Egli ha pagato il prezzo del riscatto. Noi siamo riscattati, dice la scrittura, perché dice per natura come figli dell'ira siamo nati aggravati, oppressi da un potere. Lode Gesù Cristo. Gesù è venuto e ha pagato il prezzo del riscatto. Egli ci ha riscattati dal potere delle tenebre. No, ma io dice no, ma io no. E dice che il potere delle tenebre agisce sull'uomo attraverso la paura. Dice che l'uomo è toccato dalla paura, è toccato dalla paura. Tutti gli uomini, e della leva del potere delle tenebre sull'uomo. Dice la scrittura, io non sono un esperto sociologo che fa statistica,
siccome io mi fido della parola, la parola sai che dice? Che tutti gli uomini sono sotto le tenebre e le tenebre usano la leva della paura. Io poi rifletto sulla mia vita e dico: Signore, la tua parola è verità. Io ho vissuto la mia vita normale, ma con una paura continua, come una spada di Damocle tutti i giorni sulla mia vita. Poi magari qualcuno ci convive e il Signore è venuto, dice, per liberarci dalla paura. Lode Gesù Cristo. Quando Egli nasce, ora si sta avvicinando il Natale, quando Egli nasce dice che annunziano la nascita del re dei re. Erode, sentendo questo, si affligge, dice: il mio potere traballa. Ma poi, annunziando la nascita di Gesù, dice: è nato un liberatore. È nato di Dio con noi. Lode Gesù Cristo. Egli è sceso per stare con noi. Guarda, guardiamo che il progetto di Dio per l'uomo è meraviglioso. E lo vuole rivelare, Egli è venuto per rivelare. Non è un mistero. Dice che tutti i misteri vengono tolti attraverso Gesù. Credendo nella persona di Gesù Cristo, tu riceverai la rivelazione, cioè i veli verranno tolti e tu comprenderai ogni giorno di più il senso e la verità del progetto di Dio. Lode Gesù Cristo, che è il progetto di salvezza. Una salvezza quotidiana, eterna e quotidiana. Lode Gesù Cristo. Dice: invocami nel dì della distretta, così dice il Salmo, ed io ti libererò. Era una promessa del vecchio patto ed egli l'ha compiuta venendo per ognuno di noi, senza distinzione. Una promessa fatta per il suo popolo carnale, della promessa, e oggi ha incluso tutti, popoli, nazioni, per farle diventare il suo popolo. Lode Gesù Cristo. È nato un liberatore. Colui che ci libera dalla mano dei nostri nemici. Gloria a Gesù Cristo. Uno che ci libera dalla mano dei nostri nemici. Alleluia. Riconosciamo il Signore, andiamo ai Suoi piedi, impariamo a riconoscerlo in tutte le Sue vie, impariamo ad avere un rapporto con Lui. Egli ci sta guidando alla Sua venuta. Impariamo ad avere un rapporto con Lui giorno dopo giorno. Leggiamo il capitolo 4 di Luca, al versetto 14. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la contrada vicina, e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Venne a Nazaret, dove era stato allevato,
E come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga e, alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. E aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri e dai ciechi il recupero della vista e a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Lode Gesù Cristo. Poi chiuse il libro, resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Ed egli prese a dire loro: oggi si è adempiuta questa promessa e voi l'avete udita. Lode Gesù Cristo. Dice: lo Spirito del Signore è sopra di me. Gesù è venuto e attraverso l'opera della croce, quell'atto meraviglioso, egli ci rende figli di Dio, dice, fratelli di Cristo, coeredi di Cristo. Riconoscendo l'opera della croce, noi diventiamo fratelli di Gesù Cristo, figli e fratelli. E la sua natura, quella natura che era su di lui, l'ha data ad ognuno di noi, l'ha data alla sua Chiesa. Quello spirito di cui parlava, oggi egli è venuto per dare il suo spirito. Ti interessa? Amen. Ti interessa prendere parte allo spirito di Dio e averlo su di te? Che lo spirito di Dio sull'uomo produce un'azione. Per questo mi ha unto. Sai perché ci unge il Signore? Per fare l'opera sua. Un unto di Dio, uno che riceve l'unzione da Dio, compie questo. Realizza. Cioè, prova a mettere in evidenza. Tu vedrai che Dio sarà. Mi ha unto per evangelizzare i poveri. Sta parlando dei poveri di spirito, sta parlando di coloro che cercano, sono nel bisogno. Di spirito. Che cercano, perché dice in un altro passo: io sono stato mandato alle pecore sperdute della casa di Israele. Se noi ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, egli ci porterà dove annunziare la parola. E l'unzione di Dio scende su di noi. Io cerco l'unzione di Dio. Io quando l'ho compreso, ho sempre cercato l'unzione. Io spero che ognuno di noi possa avere questa ambizione, chiamiamola ambizione. Magari per noi ambizione ha un altro senso in questo mondo. L'ambizione può essere una posizione sociale, un lavoro, un livello economico, politico, qualcuno di potere. Ecco. E io dico che una sana ambizione
nelle cose di Dio produce vita. Un'ambizione che non distrugge, perché tutte le altre ambizioni che ho citato prima, oltremodo ambizione, è giusto fare e cercare tutto, ma c'è un'ambizione che produce vita, che è quella del Signore, quella è garantita. Il raggiungimento del rapporto con Dio per ricevere la sua unzione è una sanissima ambizione. Lode Gesù Cristo. Tutti gli rendevano testimonianza, si meravigliavano della parola di grazia che usciva dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Guarda che c'è un fatto, perché ancora oggi ci viene trasmessa questa scrittura. Gesù non aveva l'istruzione da scribo, da religioso. Era uno che era cresciuto nella famiglia di Giuseppe e Maria. Giuseppe falegname, Gesù falegname. Non aveva l'istruzione degli scribi. Dice però, aveva lo Spirito. Lode Gesù Cristo. E qua ci dice il nostro Signore Gesù Cristo che ci vuole lo Spirito, e Dio dà il suo Spirito. Dice, si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parole di grazia. Lode Gesù Cristo. Vedi, quando uno riceve la grazia ed è cosciente di aver ricevuto grazia, quando parla, parla con grazia. Noi siamo portati a correggere coloro che non parlano con grazia. Magari l'ho fatto pure io. Correggendo le persone, dice no, devo usare grazia. Ma la grazia si deve vivere prima. Cioè, la grazia si riconosce. E come possiamo vivere la grazia? Uno stato di grazia. Riconoscendo l'opera del Signore, riconoscendo la grazia su di noi, riconoscendo che Egli ci ha salvati, io dico: Signore, Tu mi hai salvato senza meriti. Io non meritavo, non merito, non ho meriti alcuni. Vedi, certo che io ho parlato con persone che mi dicevano: no, ma io ho dei meriti. Non ho rubato, non ho ucciso. Pure io. Però non è per questo che siamo salvati. Siamo salvati per grazia, perché Egli è venuto per dare grazia a tutti gli uomini, di qualsiasi nazione, colore e qualsiasi cultura. Anche a coloro che hanno rubato, che hanno ucciso, a tutti. Pace, pace, pace. Lode Gesù Cristo. Egli è venuto per dare grazia, per spandere la sua grazia, pace. Amen. Egli è venuto per spandere grazia. L'uomo ha bisogno di grazia. Noi abbiamo una società che cerca giustizia. Una volta c'era il ministero di grazia e giustizia, oggi solo di giustizia.
Il mondo cammina. In un evidente spirito, ma il Signore è venuto per dare grazia. Lode a Gesù Cristo. E la grazia, questa grazia, la dobbiamo vivere riconoscendola. Egli è venuto per darla ad ognuno di noi, alla Chiesa. Ma la Chiesa non è un edificio fatto di mattoni o di cemento. Siamo noi, uomini, mattoni viventi che formiamo il Tempio di Dio. Questa grazia bisogna viverla, bisogna riconoscerla. E per riconoscerla uno deve avere la coscienza e dire: io per quello che sono non merito la grazia, non merito. Sarei da condannare. Perché dice, per la legge, anche se sbaglia una virgola, a uno iota, a un puntino, sei condannato. Lode a Gesù Cristo. Ma quando andiamo ai piedi di Gesù, la mattina quando ci alziamo, andiamo ai piedi di Gesù, preghiamolo, riconosciamolo, invochiamolo, invocalo, e tu troverai grazia. La grazia di Dio crescerà dentro di te. Man mano che tu riconosci, dice: Signore, ma io non ho meriti, vedi? Salvato per grazia. E quando entri in questo spirito, in questa coscienza, entri nella coscienza della grazia. E allora quando vivi la grazia, questa grazia poi su di te opererà in maniera che non c'è bisogno che qualcuno ti dica quello che tu devi fare, che la grazia si manifesterà attraverso di te. Quando vedi tu persone che non hanno la grazia, è perché in quel momento non stanno vivendo la grazia. Quelli che vivono la giustizia chiedono giustizia. Quelli che vivono il giudizio chiedono giustizia. E il Signore dice: io non sono venuto per condannare, io sono venuto per salvare. Dice: il mio giudizio è giusto. Egli giudica, ma giudica per salvare. Non ha detto che non giudica, non ha detto che non emette un giudizio, ma il suo giudizio è per salvare. Lode Gesù Cristo. Ecco, noi stiamo entrando nello spirito. La mattina di domenica noi dobbiamo carburare, no? È come quelle 500. Mi ricordo avevo una 500 che per partire ci metteva 10 minuti. Poi io ogni tanto la spingevo a mano. Stiamo entrando nello spirito della grazia. Lode Gesù Cristo. Così troveremo grazia. Nella Chiesa si troverà grazia, troveremo elementi che diffonderanno la grazia. Perché non possiamo, noi come Chiesa dobbiamo vivere la grazia. Abbiamo un dovere davanti a Dio. E quel dovere è di vivere Cristo. Il mondo dice: aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Anche la natura aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Cioè il mondo intero, la creazione intera, sai cosa aspetta? La manifestazione dei figli di Dio. Manifestare il figlio di Dio. Noi pensiamo che forse aspettava qualcos'altro, no? Dice la Scrittura che tutto il creato aspetta, quindi ci aspetta, il creato ci aspetta, il creato ci aspetta
per manifestarci come figli di Dio, figli della grazia, figli di salvezza. Lode Gesù Cristo. Sai qual è la volontà del Signore Gesù Cristo? Che ognuno di noi possa dire come Lui: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo Egli mi ha unto, perché lo Spirito di Dio è un'unzione che viene dall'alto. Dice: per questo Egli mi ha unto. Ed Egli ci sta chiedendo a ognuno di vivere questo. Ma per giungere a questo dobbiamo entrare in questo rapporto, uscendo da questo livello naturale, entrando nel livello soprannaturale. Tu puoi entrare per ricevere quest'unzione passando nel livello soprannaturale di Dio. E noi stiamo entrando, noi stiamo camminando, ora questa mattina durante il culto, durante la predicazione, seguendomi, noi stiamo entrando alla presenza del Signore. Noi entreremo nel luogo santo, nel luogo santissimo, affinché il Signore ci riempia della sua vita. Lode Gesù Cristo. Perché Egli vuole questo per noi. Cosa cerchi tu per i tuoi figli? Cosa cerca un buon genitore per il proprio figlio o figlia? Il massimo. Presidente della Repubblica, Presidente degli Stati Uniti. No, dico il meglio, giusto? E il Signore per i figli, Dio per i suoi figli, non cerca il meglio? Cerca il meglio. Egli ci chiama a essere eredi e coeredi di Cristo. Eredi e coeredi. E ci fa partecipe, per questo motivo Egli ci fa partecipe della sua natura. Questa natura, questa unzione, è la natura di Dio. Egli ci rende partecipe per questo motivo. Lode Gesù Cristo. Dice: se voi che siete malvagi cercate il meglio per i vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste vi darà Egli qualsiasi cosa noi gli chiediamo, lo Spirito Santo. Parla dello Spirito come la cosa maggiore. Quando parla dello Spirito di Dio, parla della cosa maggiore. Egli vi darà il suo Spirito se noi glielo chiediamo. Gliel'abbiamo chiesto? Dice: sì, gliel'ho chiesto l'altro giorno. Ma oggi gli hai chiesto: Spirito Santo, dimora in me? Vogliamo chiederlo insieme? Vogliamo andare ai piedi del Signore e chiedere l'unzione dello Spirito Santo, il riempimento dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo? Signore, Padre, questa mattina siamo giunti a Te, Padre. Signore, Tu sei un Dio pieno di grazia e di verità. E noi ci spandiamo, Padre, davanti a Te. Questa mattina, Signore, l'anima nostra si prostra, Signore, alla Tua presenza. E noi Ti vogliamo adorare, Padre. Signore, noi Ti adoriamo, Ti lodiamo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Padre, riempici, Signore, col Tuo Spirito. Riempici, Padre, col Tuo Spirito. Noi Ti chiediamo, Signore, di riempire ognuno di noi, Signore, con la Tua grazia, con la Tua unzione, Padre. Noi abbiamo bisogno di Te, Signore, di essere toccati da questa natura Tua, Signore. Abbiamo bisogno della Tua unzione, Signore, per fare la Tua volontà. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Adoriamo, adoriamo. Noi siamo alla presenza del Signore. Lodiamo. Chi sente può pregare.
Gesù è qua. Noi siamo alla presenza del Signore, alla presenza di Dio. Qualsiasi cosa tu gli chiederai secondo la sua volontà, egli la darà. Egli è venuto per dare i doni, per riempire ogni luogo, ogni cuore, ogni anima. Questa mattina chiedegli i doni del cielo, chiede e ti sarà dato. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ti adoriamo Padre, ti adoriamo, gloria a Gesù Cristo. Adora il Signore, adoralo questa mattina. Egli ci chiede labbra che confessano il suo nome. Glorifica il nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Glorifica il suo nome. Alleluia, Spirito Santo. Spirito Santo, ti adoriamo. Alleluia. Riempici, Signore Padre. Perdona tutti i nostri peccati, Signore. Signore, perdona ogni nostro peccato. Perdona ogni nostro peccato. Io vi perdono tutti i peccati. Così è scritto, dice, a chi i peccati perdonerete, gli saranno perdonati. Io perdono tutti i peccati nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Padre, noi siamo alla tua presenza. Riempici, Signore, riempici col tuo soffio, riempici con la tua unzione, gloria a Gesù Cristo. Padre, Spirito Santo, Signore, riempici della grazia. Ore tenei kinio, ura katai kinio soroto. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Glorifica il nome di Gesù Cristo, pronunzia il nome del Signore. Egli solo è degno di essere lodato e glorificato. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Icaratai kinio. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Pronunzi il nome del Signore. Pronunzi il nome di Gesù Cristo. Glorifica il nome del Signore. Tu vedrai che solo a pronunziare il nome del Signore succederà qualcosa. Dice che il suo spirito non era stato dato perché il suo nome non era stato glorificato. Gloria a Gesù Cristo. Egli è venuto per riempire ogni luogo, ogni vuoto. Se hai bisogno, invocalo questa mattina. Egli ti riempirà. Gloria a Gesù Cristo. 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 Santo, santo, santo sei, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Gli anziani e gli angeli, i redenti adorano te. Santo, santo, santo sei, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Egli è venuto, dice, dove due o tre
sono radunati. Nel mio nome io sono là. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Egli è qua. Amen. Ed è venuto per dare. Grazie. Gesù è venuto per dare. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli ha bisogno. Egli non ha bisogno che noi gli diamo qualcosa. Noi abbiamo bisogno. Il bisogno è nostro. E mentre noi diamo la nostra fiducia, la nostra fede, egli riempie il nostro cuore. Amen. Grazie Gesù. Ci credi? Hai fede? Hai fiducia? E allora attraverso questo canale noi riceviamo questa mattina. Egli vuole riempire ognuno di noi. Ed egli è venuto e sta portando il perdono. Sai cosa significa il perdono? Oggi possiamo concettualizzarlo col condono. Noi siamo più figli di una società che comprende il condono e non tanto il perdono. Lode Gesù Cristo. Sai cosa avviene col perdono? Lo dice nel Padre Nostro, in questa preghiera che io ho trasmesso ai miei figli, spero che loro lo facciano ora da grandi. Da piccoli, tutti i giorni ci dicevamo il Padre Nostro. Quando accompagnavo i ragazzi a scuola, la mattina, tutti quelli che facevano parte della macchina, Padre Nostro. Lode Gesù Cristo. E dice in questa preghiera di perdonare, di condonare i debiti. Significa di perdonare i peccati. Dice condona perché a chi, se tu condoni, ti sarà condonato il tuo debito. Sta parlando dei peccati, del debito spirituale, non quello economico. Sta parlando di un debito che pesa sull'anima in maniera terribile. I peccati non perdonati, non condonati, opprimono l'uomo. Lode Gesù Cristo. Noi comprendiamo ora che significa il perdono dei peccati. Quando senti questo condono sulla coscienza, sull'anima, dice: avevo un peso che mi stava opprimendo e ho sentito proprio che il Signore mi ha perdonato. Egli sulla croce ha portato tutti i peccati di tutti i tipi. E c'è chiunque va ai piedi della croce e chiede il perdono dei peccati, lo ottiene. Signore, grazie che hai perdonato tutti i peccati. Sapete, quando io sento questa parola, dice, la parola è per me, prima. Io sento l'anima mia più libera. Perché non possiamo andare alla presenza di Dio con tutti i nostri pesi, con tutte le nostre, con i macigni, perché il peccato dice che uccide l'uomo, il frutto, il salario del peccato è la morte. E la morte è qualcosa che ti allontana dal Signore, perché egli è il Dio della vita. La morte significa l'interruzione. Lode Gesù Cristo. Capite perché dice che coloro che sono in Cristo, anche se moriranno, vivranno in eterno? Perché con la parola egli ha ricollegato l'anima nostra alla vita, e l'anima nostra passerà da uno stato a un altro, ma sarà sempre nella vita. Io credo che noi siamo nella generazione che incontreremo il Signore. Io lo credo
Diciamo, lo credevano anche i nostri fratelli. Io ancora di più lo sento che è in questa generazione e che dobbiamo prepararci per la sua venuta. Dice, ma chi potrà incontrare il Signore? Coloro che Egli attirerà. Lode Gesù Cristo. Questa mattina abbiamo ricevuto grazia, perdono. Significa perdonare, condonare, cancellare. Egli fa un condono tombale. Chi pagava tasse sa che significa il condono tombale. Dice, tutti, quello che dovevamo pagare viene cancellato. E il Signore è venuto. Vedete come tutto è nella parola di Dio? Non l'ha inventato un ministro delle finanze il condono, ma è nella natura di Dio il perdono. Lode Gesù Cristo. Ecco, se Egli è pronto a perdonare i nostri peccati e a dimenticare tutto il nostro male. Lode Gesù Cristo. E il suo Spirito dentro di noi ci rinnova, riforma la nuova natura, la natura di Cristo, che cresce. Sai come cresce questa natura di Dio che è dentro di noi? Si rinnova nell'immagine di Cristo. Man mano che noi chiediamo e andiamo al Signore, veniamo lavati, purificati dal peccato e veniamo rinnovati. Man mano che noi andiamo a Lui e chiediamo il perdono, la Sua parola ci lava e ci purifica e ci rinnova. Ci rinnova. E attraverso di noi ogni giorno di più crescerà l'immagine di Cristo. Sai che questo Egli ci chiama a crescere in che cosa? Nell'immagine di Cristo. Come figli di Dio. Lode Gesù Cristo. Così noi potremo dire e possiamo pronunciare questa parola. Io quando ho letto questo passo ho detto, Signore, mi piacerebbe pronunciare questa frase. Leggere questo passo e dire, Signore, l'hai compiuto in me. Perché gliel'ha dato, l'ha data per noi, questo passo l'ha dato per noi. L'ha pronunciato Gesù, l'ha vissuto Gesù, affinché ognuno di noi lo potessimo vivere. Sai perché è venuto Gesù? Affinché noi potevamo vivere questo passo. Lode Gesù Cristo. Dice il Signore, lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione. Stranieri, la sua parola, lo Spirito libera. Dice i ciechi che recuperano la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Lode Gesù Cristo. Abbiamo iniziato con questo passo. E il Signore ci ha dato l'indicazione per vivere questo passo. Egli l'ha vissuto. Questa è la sua vita. Questo versetto, fratelli, quello che abbiamo letto. Egli ci permette di poter metterlo in pratica. La grazia di Dio. È una grazia di Dio. E io prego che ognuno di noi possa leggere questo, Signore. Sto vivendo. Io da pastore sarei onorato a sentire che un figlio dell'opera vive questo passo, perché significa che lo Spirito Santo si manifesta attraverso di lui. Lo Spirito di Dio che opera e lo Spirito Santo opera attraverso gli uomini, fratelli, gli uomini e le donne, non ha distinzione. Gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi. Chi sente può ringraziare il Signore.
Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Ti ringrazio, Signore, per questa parola, Signore, ma che la posso fare mia, Signore, che la puoi Tu scrivere nel mio cuore, Signore, e che la posso mettere in pratica, Signore. Grazie per il nostro pastore, Signore, come ti, Signore, a darci il Tuo consiglio, Signore, che vita, Padre. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gesù Cristo. Santo, santo, santo. Alleluia. Ti voglio ringraziare, Signore, questa mattina. Grazie, Signore, veramente per il nostro pastore Toni, Signore, ungilo sempre di più, Signore. Grazie per come ti sei usato, Signore, questa mattina, Padre. Perché ancora una volta, Signore, Tu hai confermato la Tua parola, Signore, con segni e prodigi, Signore. Ti rendiamo gloria e onore, Signore. Ti benedico, Signore, ti lodo, Signore. Ti chiedo di benedire tutta questa assemblea, Signore, come siamo riuniti qua in questa mattina, Signore. Grazie, Padre, perché ci hai fatto ricevere ancora una volta il Tuo Santo Spirito, Signore. E grazie perché questa mattina hai riempito la mia, il mio cuore e il mio spirito di te. Nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ore tene echine. Padre. Grazie. Padre. Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Signore, ti vogliamo pregare, servirti, Signore. Benedici, Padre. Benedici l'opera, ogni offerente, nel nome di Gesù Cristo. Donami, Signore, io so che Tu è cuore sono, mi dedico tanto male per te. Donami, posso riposare, e che il Tuo sangue mi voglia fare, ovvero pentimento nel mio cuore, io alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. La promessa è che Egli vuole cambiare la nostra natura. Ma noi dobbiamo collaborare con Lui. Egli lo vuole fare in ognuno di noi. Ci vuole fare vivere
Questa mattina abbiamo letto quello che Egli ci vuole fare vivere. Ma lo possiamo vivere se abbiamo fede in Lui. Se collaboriamo con Lui per essere collaboratori di Cristo. Se noi collaboriamo con Lui, la Sua parola porterà frutto dentro di noi. Possiamo dire e possiamo prendere questo passo della Scrittura e dire come Gesù: oggi questo passo si è adempiuto. Lode Gesù Cristo. Questo è il desiderio del Padre nostro per ognuno di noi. Dice che questo passo sia adempiuto per ognuno di noi. Segnatelo. È una promessa di Dio. Leggitelo. Nel vecchio patto diceva la Scrittura che bisognava legarsi alle dita, le promesse del Signore. Cioè avere sempre in mente le promesse di Dio e chiederne il compimento. E il Signore, siccome è il vero, il verace, e glieli compierà per ognuno di noi. Lode Gesù Cristo. Anche questa mattina vogliamo adempiere a questo impegno. Egli, nella sera in cui fu tradito, insieme ai suoi, disse: ho grandemente desiderato questo momento, consumare questa cena con voi. Lode Gesù Cristo. E il momento massimo di comunione con i discepoli. Questo è il momento di comunione della Chiesa, tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e noi. Gesù Cristo. Egli è il corpo per voi. Mangiatene tutti. Fate questo in memoria di me. Lode Gesù Cristo. Poi prese il calice e disse: questo è il mio sangue che viene versato per voi. Il corpo spezzato per noi e il sangue versato per noi. Bevetene tutti, fate questo in memoria di me. Ed egli con questo atto ci invita a partecipare a quell'unico corpo, unico pane, unico calice. Lode Gesù Cristo. E noi prendiamo alimento, veniamo alimentati da quell'unico Padre, Gesù Cristo. Che è il Padre di tutti. Lode Gesù Cristo. E che è vita per noi. Noi attraverso il pane e il vino prendiamo parte in comunione intima all'opera del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo.